Getty Imagieschi si gioca la panchina contro il proprio passato e che ha bisogno di una vittoria contro un amico per risollevare la propria squadra. Bologna-Milan è il match degli incroci, soprattutto in panchina, con due amici contro Filippo Inzaghi contro Gennaro Gattuso, due che insieme hanno vinto tutto, mondiale compreso. E oggi per la prima volta si ritrovano contro in Serie A. Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A, in esclusiva e tutta la Serie B in streaming. Live e on demand. Inzaghi viene da una settimana complicata dopo la sconfitta di Empoli, che aveva messo a serio rischio il suo lavoro sulla panchina dei Felsine. Dopo il 2-1 è arrivata comunque la fiducia della dirigenza, anche se sembra soltanto provvisoria. La partita del Dall'Ara contro i rossoneri è decisiva. E per il tecnico non è una partita come le altre. Affronta la squadra con cui da giocatore ha collezionato 300 presenze e 126 gol. Ovviamente, gli occhi sono tutti puntati sul confronto in panchina tra Super Pippo e Gattuso, due che hanno condiviso 11 anni di Milan e tantissimi trofei, ma che per una sera dovranno mettere da parte le amicizie. Perché se Inzaghi ha motivazioni sufficienti, Ringhio ne ha altrettante. Viene da una durissima sconfitta con eliminazione in Europa League, 3-1 con l'Olympiacos, mal digerita dalla squadra e anche dalla dirigenza. Ora ha bisogno di una serie di vittorie in campionato per ripartire. La prima contro il Bologna. Inzaghi si giocherà la partita con tutta la rosa a disposizione, tranne il febbricitante Deix. L'infortunato Pulgar al suo posto in regia ci sarà Nagy. Non cambia il modulo, che rimane 3-5-2 con la certezza in attacco Federico Santander e Rodrigo Palacio. A centrocampo salgono le quotazioni di Svanberi e Poli, rischiano la panchina Orsolini e Gemaili. Donsa è l'opzione a sorpresa. Sugli esterni probabile conferma per Mattiello e Creci. Anche il Milan riparte dalla certezza del 4-4-2, con un solo grosso dubbio di formazione sulla fascia sinistra. Cialnolo non è al meglio e ad Atene ha deluso. Al suo posto potrebbe giocare Laxal. Recuperato a destra Suso, a completare il reparto che si è Bakayoko in mezzo. Intoccabile anche la coppia in avanti composta da Cutrone e Higuain. In difesa recuperano per la panchina Romagnoli e Musacchio. Davanti a Donnarumma Gattuso dovrebbe scegliere ancora Calabria, Abate, Zapata e Rodriguez. Sempre auti lungo De Genti, Bonaventura, Borini e Caldara. Bologna 3-5-2. Skorupski, Calabresi, Danilo, Elander, Mattiello, Poli, Nad, Svanberg, Creci, Santander, Palacio. Milan 4-4-2. G. Donnarumma, Calabria, Abate, Cisapata, R. Rodriguez, Suso, Kessié, Bakayoko, Cialanolo, Higuain, Cutrone.